Giornate così con monoposto finte, cosa c'è di più vero di vedere questo, la macchina che esce dal box e che va... E allora andiamo da Mara? Proviamo ad andare da Mara, non so se si è pronta, se la regia mi fa capire se Mara San Giorgio è pronta o meno, andremo da lei, altrimenti faremo il prossimo giro perché ragazzi non rimarremo comunque a bocca asciutta perché toccherà tra poco anche a Charles Leclerc. Ho avuto già un balzo al cuore, ho visto una fumata lì, ma lì era solo l'olio. Però ribadiamo, la grande forza della Ferrari è se risolve, se ha effettivamente risolto, come ci dicono, i suoi problemi di affidabilità. Perché tanti hanno scritto, il motore nuovo avrà tanti cavalli in più. No, se i cavalli arrivano nel momento in cui risolve l'affidabilità, se è risolto e ci dicono di sì, quantomeno al banco, questi problemi, allora vedremo una super Ferrari, una Ferrari estremamente competitiva a lottare fin dalla prima gara. Rispetto alla passata stagione, va detto subito che vedremo il livello subito, non dovremo aspettare 7-8 gare, quello vedremo andare ad affinarsi questo livello, e quel livello che vedremo alle prime gare ce lo porteremo sicuramente lì. Sentiamo anche qual è il livello di gasamento dei tifosi. Mara San Giorgio, vengo a te. Con il proprio cellulare per tenersi questo ricordo d'amore nel giorno di San Valentino, con le prime immagini della SF23 che sta calcando la pista di Fiorano.